Ciao a tutti ragazzi e ragazze, scusate l'abbigliamento molto casalingo, ma oggi ho provato per voi una ricetta anti-età per il viso giapponese. È una ricetta fai da te, ci vogliono tre semplici ingredienti che sono sicura che tutte voi o tutti voi avete in casa. Ci vuole del riso bianco, dei semi di lino e un cucchiaio di olio di oliva oppure un cucchiaio di olio di mandorle. Allora, tra un po' andremo a provare il risultato della mia ricetta, che è questo, ma prima di farvi vedere l'applicazione sul viso, vi lascio al tutorial su come si prepara, appunto. Vi mando un bacio, continuate a seguire il video. Allora, ho già iniziato il procedimento per realizzare appunto questa maschera. Ho messo in una casseruola 3 cucchiai di riso e poi ho aggiunto mezzo litro d'acqua. Il riso è usato in Giappone come trattamento di bellezza da secoli. Diciamo che sarebbe meglio usare un riso giapponese, quello che utilizzano loro, penso quello normale da cucina che per fare il sushi, però io avevo questo in casa, ho utilizzato questo, vedremo come sarà il risultato finale. Il riso è ricco di vitamina B, che dovrebbe andare a migliorare appunto la carnagione della pelle, rallentare il processo di invecchiamento. Insomma, aspettiamo che cucini bene questo riso. Va messa la fiamma a fuoco lento. Appena il riso è cotto, riprendiamo con il video, così vi faccio vedere i procedimenti successivi. Allora, nel frattempo che cucina il riso, possiamo contemporaneamente prendere un'altra casseruola, aggiungere mezzo litro d'acqua e aggiungere inoltre 3 cucchiai di semi di lino. Vedete qua, sempre a fuoco lento. Allora, quali sono le caratteristiche dei semi di lino? Diciamo che i semi di lino sono ricchi di antiossidanti e omega 3 che dovrebbero aiutare ad aumentare l'elasticità della pelle, ridurre il rilassamento del volto e idratare in profondità appunto l'epidermide. Inoltre, questi semi di lino dovrebbero avere il potere di prevenire o le linee di sottili di espressione e di attenuare le rughette già esistenti, insomma. Cuocere sempre a fuoco basso per circa 10 minuti. Adesso io aspetto che continuino a cucinare e poi vi faccio vedere il risultato finale, anche di come dovreste insomma utilizzare i semi di lino. Nel frattempo il riso sta cucinando, i semi di lino stanno cucinando, ci vediamo tra poco. Allora, mentre il riso continua a cucinare, noi diamo una girata ogni tanto ai semi di lino. Siamo per finire, sono quasi pronti. Dovrebbe mancare solo qualche minuto. Adesso vediamo un po'. Nel frattempo continuiamo a mescolare. Allora, ho continuato a lasciar cucinare i semi di lino con l'acqua. E quando vedete che il composto diciamo diventa schiumoso, rilascia questa schiumetta, significa semplicemente che è pronto, quindi gli diamo un'altra mescolata. Ecco qua. Come vedete si sta già formando, scusate, è caduto il cucchiaio, si sta già formando una schiumetta, perciò possiamo spegnere il fuoco, lasciarlo riposare per farlo raffreddare. E passare al procedimento e continuare il procedimento con il riso invece che ha già cucinato. Ora, una volta che il riso è ben cotto, prendiamo un semplice frullatore, versiamo dentro l'acqua con il riso e semplicemente andiamo ad attivare il frullatore. Dobbiamo ottenere una crema omogenea, proprio come se fosse un composto omogeneo, proprio come se fosse una crema. Continuiamo a frullare un altro po'. Ok, adesso continuo a frullare e poi vi faccio vedere il risultato finale. Qua ho continuato a lasciar frullare il composto per qualche altro minuto e adesso vi faccio vedere il risultato finale. Lo verso qua. Vedete? Deve sembrare proprio una crema. Facciamo scendere tutta. Allora, aspettate un attimo. Ancora è fumante, quindi direi che lo lasciamo raffreddare per
qualche altro minuto. Adesso con un cucchiaino vi faccio vedere la consistenza. Vedete, è super cremoso. Quindi questo composto è pronto, quello col riso. Lo lasciamo raffreddare. Adesso vi mostrerò come procedere con i semi di lino. Questo procedimento sarà un po' più complicato da mostrare. Comunque, prendiamo una garza di cotone sterile e cosa facciamo? Versiamo il composto ai semi di lino all'interno. Ne mettiamo un pochino, ecco qua. Aspettiamo un secondo che si raffreddi ulteriormente e poi semplicemente avvicinando la garza andiamo a spremere il composto. Per far uscire il nostro gel ai semi di lino, vedete? Ecco qua. Spremiamo ancora un po'. E anche qua ci siamo. Abbiamo ottenuto la nostra crema ai semi di lino. Vedete che qua è rimasto un piccolo chicco, semplicemente con un cucchiaino lo rimuovo. Ora, finalmente siamo pronti per comporre la nostra macchina maschera viso. Allora, cosa facciamo? Prendiamo 2 cucchiai del composto cremoso di riso e li mettiamo in una ciotola. Uno e due. Ecco qua. Perché prendo un altro cucchiaio. Adesso, dopo aver aggiunto la crema di riso, aggiungiamo 2 cucchiai di sì, se non scivolasse. Aspettate che comunque ci vogliono 2 cucchiai di semi di lino, lo faccio a telecamera spenta perché altrimenti non riesco a prenderlo. Ok, sono riuscita ad aggiungere anche 2 cucchiai del composto ai semi di lino. Adesso la ricetta consiglia di utilizzare l'olio di mandorla, però in sostituzione all'olio di mandorla possiamo mettere anche un cucchiaio di olio d'oliva, cosa che farò immediatamente. Allora, ho aggiunto anche un cucchiaio di olio di oliva e adesso mescoliamo insieme per bene il composto e poi andremo a spalmarcelo sulla faccia, cioè andrò a spalmarmelo sulla faccia. Vi saluto e vi lascio all'applicazione della maschera. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa, chiaramente sia il gel ai semi di lino può essere conservato in un barattolo di vetro in frigo e anche la crema di riso, in modo da non sprecare niente, da poterlo utilizzare per rifare questo trattamento almeno 2 o 3 volte a settimana. Allora, finalmente possiamo passare all'applicazione di questa crema che promette miracoli. È una crema appunto che dicono sia usata in Giappone dalle donne giapponesi per mantenersi giovani. E cosa dovrebbe fare questa crema? Dovrebbe innanzitutto rendere la vostra pelle più luminosa e più idratata, attenuare le rughette di espressione o anche le linee sottili, come ad esempio queste che io ho nella fronte, che si vedono chiaramente. Perciò non ci resta altro da fare che provarla. Adesso io mi andrò a spiaccicare questa cosa sul viso. Lo sto facendo solo per voi. Allora, e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Prendo un po' di crema, la massaggio tra le mani e la applico sul viso. Ho la sensazione piacevole. Ok. Eccoci qua. Prendo un altro po' di crema, vado bene sulla fronte dove appunto ho queste famose linee di espressione e vediamo se fa qualcosa. Allora, si consiglia l'applicazione di questa crema 2 o 3 volte a settimana almeno per poterne trarre dei benefici. Per adesso noi la applichiamo una volta e vediamo se già dalla prima applicazione notiamo qualcosa di diverso. Allora, questa maschera va tenuta in posa per ben 30 minuti. Adesso io l'ho stesa bene dappertutto. Cosa faccio? Un attimo, mi ciappo le mani. Vedete, sono bella piena di crema fai da te. Allora, la lascio agire appunto per 30 minuti e ci rivediamo passati 30 minuti per vedere un po' l'effetto finale. Vi saluto, rimanete collegati se siete curiosi di scoprire se veramente questa crema è efficace oppure è un
Oppure sarà un epic fail, vediamo un po'. A tra poco. Allora, ho tenuto su la maschera per mezz'ora, questo è il risultato, nel senso che inizio a sentirla proprio tirare. All'inizio era bella rinfrescante, dopo un po' ho iniziato proprio a sentire la pelle che tira. E si consiglia di sciacquare questa maschera inizialmente con acqua fredda e successivamente con acqua tiepida. Adesso io la risciacquerò e vi mostrerò il risultato finale. Allora, ho sciacquato la crema, questo è il risultato. Allora, al tatto la pelle risulta essere davvero morbidissima, cioè come se fosse davvero rimpolpata. Le linee di espressione ci sono ancora, sì, perché chiaramente è il primo utilizzo, quindi penso che comunque vada usata costantemente per ottenere dei risultati anche sulle rughette sui segni di espressione sulle rughette, però come prima impressione mi sembra molto positiva, anche perché è una crema che appunto si può realizzare in casa, è poco dispendiosa e quindi perché non provarla? Io ho conservato il restante prodotto in frigo in un contenitore in vetro con un tappo e la proverò costantemente per tutta la settimana per vedere se appunto continuando ad applicarla vedrò anche altri benefici. Dopo l'uso di questa maschera è consigliato l'utilizzo di un olio da applicare sul viso. E noi cosa facciamo? Metteremo un po' di olio. Io chiaramente utilizzerò un olio idratante perché la pelle è desertica, come vi dico sempre, e andrò ad utilizzare questo qua della Nakumi. Allora, questo è il Beauty Serum Nurturing Moisturizing Flower Oils Vitamin E. Allora, cosa faccio? Prendo un po' dell'olio, bastano poche gocce, lo scaldo tra le mani per bene e lo vado a distendere sul mio viso qua nella fronte, chiaramente porto verso l'alto, mentre qua vado sempre per con movimenti all'insù per liftare il viso, vado un po' anche nel collo, anche qua giù e poi su. Allora, perché ho inserito questo tutorial, diciamo, su una crema viso fai da te? Perché penso che la cura della pelle sia lo step principale per far apparire il nostro trucco al meglio. Nel senso, se abbiamo una pelle trascurata, secca, piena di screpolature, è difficile che un fondotinta faccia miracoli. Ma è bene prendersi cura della nostra pelle giornalmente. Allora, dato che ci sono, voglio mostrarvi un altro tool che uso, un tool che uso io per fare dei massaggi al viso, ed è questo qui dell'Eteria, che viene praticamente spedito in questa confezione. E cos'è? È semplicemente un massaggiatore per il viso con questa forma. Allora, con questa potete andare a prendere la crema. Nel mio caso è inutile perché ho usato appunto l'olio. Poi cosa si fa? Si utilizza appunto per massaggiare il viso e drenare appunto la nostra pelle. Allora, si possono fare questi movimenti, adesso ve li faccio vedere, vanno ripetuti almeno 5 volte ogni giorno per vedere comunque degli effetti. Il primo è questo: parto dal centro del mento e porto verso l'alto. Questo serve appunto per aiutarci a non far scendere questa parte del viso. Il secondo movimento è questo: parto dallo zigomo e porto sempre verso l'alto. Ah, io adesso ve lo sto facendo vedere per non fare il video lunghissimo, ma i movimenti vanno fatti almeno 5 volte per lato. E poi nella fronte invece si fa questo movimento verso l'alto, sempre per 5 volte. Quindi qua farò 1, 2, 3, 4 e 5. E lo stesso per ogni parte della fronte. Io lo faccio spesso perché comunque, appunto, come ho detto prima, è inutile che noi sprechiamo anche tanti soldi nei prodotti make up quando il successo per il make up è la cura della nostra pelle. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, sostenete il mio canale lasciando un pollice all'insù e iscrivendovi chiaramente, ricordandovi di attivare tutte le campanelline per ricevere le notifiche per tutti gli altri video che pubblicherò presto. Vi saluto, ragazzi e ragazze, vi mando un bacio come sempre. Grazie ancora per avermi seguita, buona giornata o buona serata.